Raga, dovete scusare il mio sfattume, ma la situazione è questa. Cioè, non so se ci stiamo rendendo conto. Quindi capite che io non ho nessunissima voglia né di truccarmi, né di uscire di casa, né di fare niente. Però oggi è uscito un video che io devo assolutamente vedere. È tipo, mi hanno mandato 850 volte, 550 persone mi hanno mandato questo video, del tipo... Tutti hanno scritto soltanto Sasi morirà, Sasi sei viva, Sasi come sei, come non sei. Quindi adesso lo guardiamo insieme. Ok, allora la situazione, appunto. Perdonatemi sta faccia, ma io adesso necessito di vedere sto video. Allora, la situazione è che, ve lo spiego mentre lo cerco. Cioè, il mio bias nei Musta X, io dirò sempre bias, non fatemi di bias perché mi sento male solo al pensiero. È sempre stato Yungwon, ok? Solo che, come penso la maggior parte delle monbebe, ha uno che è proprio wrecker, ma proprio wrecker assoluto, indiscusso, perché è uono, ragazzi, cioè, di che sto di... E oggi è uscita sta cosa di From Zero, ma il punto è che io dopo il concerto, ma cioè, sono impazzita, nel senso che... Io ho amato questa canzone appena l'ho sentita, è stato bellissimo, ho sparato le fancam ovunque, a chiunque, lo spam, cioè non lo so. Però praticamente volevo la versione, quando è uscita la versione, volevo la versione di Wono e Yungwon. Madonna che occhiaie. Di Wono e Yungwon. E ovviamente nell'album hanno messo, io stavo soltanto aspettando l'album, e nell'album hanno messo la versione quella con tutti, con tutti. E io, cioè, gli voglio bene veramente a questi patatini, però... No, cioè io volevo la versione solo di Yungwon e Wono, era la loro canzone, era bellissima, era tutto, io al concerto ho pianto, cioè, mentre quelle urlavano perché questi facevano fanservice, ero lì che piangevo, cioè, vabbè. E quindi ora mi guardo sta cosa, solo che io appunto nell'album lo volevo, volevo la loro versione, ma non c'è stata, e quindi adesso... Oggi è uscita sta cosa, io solo ho visto l'anteprima della V-Live e mi stavo già ammazzando, solo che è instrumental. Io già ci stavo a sperare, ma è stato inutile. Quindi io me lo guardo. Solo perché la gente mi ha detto che morirò. Vediamo se morirò. Ragazzi. Già partiamo malissimo perché. Perché c'è Parigi? Io mi ammazzo. Qualcuno mi spari. Pescio. La cartolina è per me, vero? Una sta spedi a me. Bella, mi piace quella che hai scelto, va bene. Ah, vedi, è proprio strumental. Oddio, a me viene a fare. Ara! Ah, l'ho usata come segnalibro. Ma tutti sti vecchi che non sanno chi hanno davanti. Guarda questi di sottofondo. Ma è una cosa costruita, eh. C'è questa signora che fa i disegni. Ma che, come lo sta, cosa li sta facendo? Che carino. E uno tipo... Cosa sta facendo buono? Perché voglio piangere? Vabbè, Yungwon è sempre un loser, ragazzi, di che stiamo parlando? Oh mio Dio. Cioè, questi stanno andando in giro a fare sta roba. Ma perché mi devono fare queste cose? Io non le voglio vedere. No, no, no. Ma se questi sono cagati addosso con la nave vichinga, figurati qua sopra. Cioè, raga, sono morti. Infatti, uno è morto, secondo me. No, te lo do io. Carini. Cioè, te lo do io il gelato. Mangiate pure il mio, te ne do due. Carini, madonna, io voglio piangere. Ma che piccini, raga. Io voglio andare pure io in giro con loro. No, raga, uno con gli occhiali. Oh. Che pesciò, ti prego. No, raghi, no. Voglio essere una papera. Mi sta avvelenata. Ciao, ciao. Come fa ad essere così? Guarda, guarda come fa finta di niente, Yungwon, tipo, no, non mi stanno riprendendo. Raga, cioè, queste cose proprio... La fanservice...
casting, quella di Jungwon è bellissima. Ma che collo gigante! Ma perché si guardano così? Heya. Ma questo è nudo! Raga, ma Jungwon è nudo! Qualcuno mi... Cioè... No, cioè... No... Sì, arrivo. Sono pronto. From zero, all you want, all you, dedicate song. Basta. I am, cantami me. No, raga, sono morta. Che cos'era quell'inquadratura di Jungwon? Raga, era nudo, gli si è visto tutto. Gli si è visto tutto, svergognato. Queste cose non si fanno, veramente. Non si fanno. No, no.